Buongiorno a tutti. Oggi siamo, per fortuna abbiamo dormito, perché qui nel parcheggio sotto casa di mia suocera, perché lei vive lì, abbiamo parcheggiato qui, siamo perfetti. Non senti rumori, non senti niente, c'è anche la cacchina di Bernice da prendere. E è più tranquillo, non è una strada di movimenti forti, quindi si sta bene. Ora Jessica andiamo a fare un po' di commissioni di burocrazia. E dobbiamo andare a fare un po' di fotocopie perché la prossima settimana poi abbiamo un appuntamento per fare i passaporti. Ci siamo decisi di farli. Così, prossima meta fuori dall'Europa. Ci imbarchiamo per l'America. No, l'America l'avete già Se vista. il camper ce lo Se il camper ce permette. Però America no, ci sono già tutti. Se il camper ce lo permette, perché ultimamente non è molto d'accordo di viaggiare. Comunque, America no, ci sono già andati tutti. Un'altra meta, sicuramente, non America. Fateci sapere nei commenti che meta vorreste vedere che non avete mai visto da altri youtuber e noi ci andremo per voi. A me piacerebbe il Giappone, perché sono innamorato, però ci siamo un po' informati col camper non è comodissimo, rognano un pochettino, ecco, non è tanto. Non che non è attrezzato, è un po'. Le Come dire, strade è vero, sicuramente, le strade per arrivarci, però quelle magari perché riesci a trovare dalla una. Russia poi c'è un po' di problemi con le strade, però vediamo, dai, se magari. Comunque fateci sapere se vi interesserebbe visitare qualche posto insieme a noi. Primo step fatto. Fotocopie fotocopiate. Siamo tornati al camper perché siccome quando prendi l'appuntamento per il passaporto ti mandano un'email, sono 5 fogli da stampare dove c'è scritto ogni foglio praticamente, uno è la copia dell'appuntamento che hai preso, in uno c'è scritto i documenti da portare, in uno c'è altre, vabbè, sono 5 fogli per ogni persona. Più la fotocopia del documento, quindi sono 6 fogli per persona. Siamo tornati in camper per fare il reset di cosa mancava, che sapevamo già le fototessere, infatti ora Cristian si era fermato la nonna, le ha detto scendi così andiamo a farle. E visto che sono io in questo periodo che sono l'energia negativa, allora già calcolate che ci siamo fatti dare queste cartelline trasparenti dove metterci i documenti, no? Aperto il mobiletto, ci saranno state 20.000 di queste cartelline. Ho detto, ah, me la dai una per piacere che ci metto dentro i fogli, almeno ce li ho tutti lì. La presa, l'unica che non aveva la fessura, che era tutta cucita, è capitata a me. Quindi già lì un altro campanellino che sono io il problema. Arriviamo poi in camper, controlliamo. Jessica prende le 3 fotocopie dei 3 documenti, 5 fogli per Christian, 5 fogli per Jessica, 3 fogli per Angelo. Mancano 2 fogli, tra le quali non solo di spiegazioni, ma è importante che serve. Sì, è perché dove è quello che devi compilare. Sì, okay. Quindi o è rimasta lui o non me li ha stampati, non lo so cosa sia successo. Comunque il Ecco. Altro problema è sempre campanellino, il lui. problema sono sempre Perché dai fastidio alla gente. Sei io. troppo Quindi ora bravo. andiamo a fare un bel bagno di acqua santa da qualche parte, di quelli che. Per di più in questo bel periodo dove è bello pieno, carico, dove la gente lavora, dove si sa che da dove arriva l'energia negativa, perché io lo so da dove arriva. Andando a fare una bella doccia purificativa. Torna indietro e succede una catastrofe a chi l'ha mandata, quindi non è un problema. Io ci passo sopra e vado avanti. Andiamo a fare le foto. Continua la mattinata da barzelletta. Stavamo cercando un fotografo che conoscevamo dove era la zona, Meno che facciamo un po' ridere. però a quanto pare ha chiuso. Quindi stavo giracchiando con la macchina. A un certo punto faccio una stradina per fare inversione di marcia per tornare indietro. Tac! C'avevo la strada lì dietro e sto a vedere che mi fermano. Infatti. Ci hanno fermato e ha detto, vabbè, avete beccato i criminali di Savona. Fa, no, no, ci mancherebbe, no, però abbiamo visto un po' la macchina sospettosa, sai, un po' sportiva, Sportiva. quella di Emiliano, che ci segue, la conosce, la Punto Nera. Targata Cuneo. Dai, documenti, però tutto a posto. Però anche questa. Però ci è servito per chiedere il formato foto se andava bene quello delle macchinette, visto che qua tutti i fotografi ormai sono chiusi. Allora. Sì, no, tanto cioè, ci mancherebbe, siamo in Riviera, estate, controllare perché una macchina ti può sospettare, è giusto farlo, ecco il loro lavoro. Ora cerchiamo la macchinetta al molo. Eccola lì. Si è detto di fare uno stampato Icaro. Sì, c'è un formato da scegliere. Però ce l'abbiamo gli spicci, o andrà col bancomat. Dobbiamo vedere. Allora, chiamate a cambiare i soldi.
Abbiamo comprato due cose perché avevamo 100 euro interi. Gli ultimi che avevamo. Gli ultimi 100 euro che stiamo per fare il passaporto. Dai, vai a fare ste foto, su. Vai prima, vai, vai, vai. Hai bisogno di istruzioni, ce la fai. Sei fatta bella. Come il culo della padella. Dovete dire se sono alta. Cheese. Come si fa a vedere? Guardate ragazzi, faccio la foto insieme con la Insta così, che dico io sono un influencer, devo fare la foto con la telecamera, se no non mi si riconosce, mi metto così di lato e via. Eccole, foto fatte. I carcerati, siamo i tre carcerati. Ora ci danno il numero di cella, la maglietta bianca a strisce nere col numerino, sì. E siamo a posto. Via, ora posta, pagare i bollettini e si va avanti. Sì. Prima tranche fatta, pagati i bollettini in posta, 130 e qualche spicciolo euro pagato. Foto fatte. Foto fatte, ora stiamo andando in tabacchino per prendere le marche da bollo da 70 e qualche spicciolo euro l'una. Per tre, quindi sono altri 200, quasi 50 euro. Alla fine in totale sono 500... 480, 500 euro. 500 euro per tre passaporti. Sperando di usarlo poi. Ma certo che li usiamo, con quello che abbiamo speso li usiamo sì. Vabbè. Quindi poi dopo penso che andiamo tappa a mangiare. Perché è mezzogiorno e un minuto, quindi. Devo anche prendere la pastiglia. Sperando non chiude il tabacchino. Non ho l'acqua. Vabbè. Ah sì. Ci vediamo dopo. Abbiamo fatto il pranzetto, ora sta arrivando il mio fratellone acquisito. Che è nato il bimbo, io sono praticamente lo zio acquisito e sta arrivando qua sotto a casa di mia suocera e lo stiamo andando a conoscere per la prima volta. C'è un mesetto. C'è un mese esatto, perché io sono nato il 10 luglio e lui è nato l'11 luglio, un giorno dopo. Vai via. Eccolo lì il bimbo. Ora vi presento il mio fratellone con la fidanzata e lì nella carrozzina, lei è la moglie. E lui è il fratellone con cui siamo cresciuti assieme. Probabilmente ci sono anche delle somiglianze che ce l'hanno sempre detto. Che chissà uno o l'altro dei nostri genitori è andato a bazzicare, vai a sapere. Non si sa cosa sia successo. Ora accompagniamo Emi a lavoro, perché lui c'ha anche la moto là e ci ha lasciato la macchina a noi. Vicino alla macchina qui? Sì. Okay. A palleggiare? Guarda. Arrivi a mezzanotte, la devi andare a lavorare Emi. Guarda come viaggio. Guardalo. Messi, Neymar, chi sei? Maradona, Pelé? Neymar. Abbiamo salutato il nipotino. Oggi è stata una giornata così. Poca telecamera e tante emozioni da vivere a pelle reali. Ancora in sti giorni ci rivedremo sicuramente per scupazzarlo ancora un po'. Oggi aveva un po' di colichine perché c'ha un mese il bimbo. Ora siamo rientrati in camper. Tra un po' andiamo su a mangiare a casa di mia suocera, che Jessica anche porta un po' di formaggi che ha preso, un po' di cose. E boh, ci vediamo poi a cena, dai. Se è tutto normale ci vediamo a cena, se no ci vediamo dopo cena, vediamo com'è la situazione. Si parte, si va su. Ora, abbiamo messo, Jessica ha messo da mangiare a Pippo, ha messo da mangiare anche a Berenice. Io mi alzo, che ero sul divanetto. Qui la principessina c'ha la pappona. Del Pippo già in gabbia con la pappona. Cosa mangia il principino azzurro del Pisellini qua? Piselli e carote. Amore, c'è Pisellini e le carottine. Che bravo che sei. Questo è monello arrabbiato. È arrabbiato perché oggi abbiamo fatto un po' di cose. È uscito poco e lui è arrabbiato. Non so neanche se l'abbiamo detto. Ieri era il compleanno di Pippo, ha fatto 8 anni. Sì, ragazzi. Era il compli Pippo ieri. 8 ieri anni. Sì, 8 anni. È diventato grande. Più o meno. Va in prima elementare. Seconda. No, è vero, seconda elementare. Ci vediamo a mangiare. Ragazzi, la cena è saltata, non vi ho fatto vedere niente. Abbiamo mangiato pasta matriciana. E ora facciamo il polletto allo spiedo. Che ne dite? Boh, siamo tornati in casa nostra. Ora un po' di relax e poi ce ne andiamo a nanna. Sono giornate queste interminabili. Giornata, buonanotte e al prossimo episodio.
È arrivato il grande giorno, ragazzi. Non vi ho fatto vedere questi giorni perché siamo stati stallati qua senza far niente. Jessica si è portata un po' avanti con i video. Io ho fatto qualcosina sul camper, ma niente di che. Manca 20 alle 8, sì, più o meno. Vado in officina, incrociamo tutti le dita che ci dicano di portarglielo subito, che ce lo fanno subito, che non hanno appuntamenti perché hanno disdetto tutti perché sono andati in ferie, quindi non hanno lavoro, hanno bisogno di smontare subito un camper, di fare il nostro immediatamente, che ce lo fanno così. Ci vediamo dopo dall'officina. Siamo in macchina, non è il camper che si mette in moto per partire, è la macchina di Emi. Andiamo da un meccanico. Siamo arrivati da Morello. Sono andato a chiedere info. Allora, metto, se me lo riuscissi a portare domani mattina sarebbe meglio, perché hanno aperto oggi dalle ferie. Mi ha detto oggi avremo tutti qua che vengono a romperci le scatole, quindi mi ha detto non avremo tantissimo tempo da startici dietro. Quindi se mi ha detto me lo porti domani mattina, sicuramente ci mettiamo dietro all'opera. Ora devo tornare dal camper per cercargli il codice sia degli iniettori che della pompa, così lui verifica se ha tutto in casa e se dovesse ordinare qualcosa, almeno dovesse volerci dei giorni, è meglio. Cioè, meglio, non è il caso che glielo porto magari anche domani, ma potrei portarlo mercoledì perché gli arrivano i pezzi mercoledì. Anche se poi c'è da smontare tutto il resto, pulire e quant'altro, quindi... torniamo indietro e li mando sti codici il prima possibile, così sappiamo di che morte morire. Siamo a metà mattinata, sto ancora aspettando che mi chiamino tutti. Nessuno si fa vivo. Allora, visto che ho già parlato col meccanico, che lui mi aveva detto vabbè, ma se tu vuoi portarmi i pezzi per anticipare, così non stai senza il mezzo, inizio a smontare qualcosa in maniera tale da... non intanto per farmi scalare le ore di lavoro, ma proprio per accorciare i tempi. Quindi niente, inizio a smontare qualcosa. È arrivato il grande giorno, casa su quattro ruote, si trasla un'altra volta sul ferratrezzi per andare in officina. Tanto per cambiare. Pippo non c'è più, l'abbiamo portato la mia suocera, Bernice anche. Già che ce l'avevamo, abbiamo svuotato frigo e freezer, così lo spegniamo, lo si sbrina e si pulisce tutto bene. Abbiamo preso tutto quello che ci può essere necessario, perché dobbiamo lasciarlo in officina. E noi rimarremo qui in casa di mia suocera. Ora stiamo aspettando il cugino di Jessica per portarlo via col carro. Boh. Nel mentre che stiamo ancora aspettando il carro attrezzi, mia suocera sta già preparando il pranzo. Insalata russa con bracciole. Fatta in casa l'insalata russa o comprata? No, fatta da me. Ah, ok. È Belin. È Ligure. Ciao. Ciao Pippo, ora vi faccio vedere Bernissina. Qui. Pippotte qui. Salute. Salute i follower. Dai. Ci vediamo dopo, digli, dai. Ci vediamo dopo. Allora, camperozzo lasciato in officina. Oggi cercavano di mettersi dietro a smontare tutto, pulire l'impianto, capire realmente in che stato è la pompa. 99 su 100 si cambia, si fa prima, sia come tempi che come costi, praticamente siamo lì. E iniziavano, presumo, a pulire tutto. Oggi pomeriggio non andrò, penso che dormirò perché sto in ansia. E niente, quindi facciamo che ci vediamo direttamente domani mattina, che vado a farci un salto, magari prendo un pezzo di focaccia, vedo un attimino, a vedere com'è la situazione per capire tempi, capire dove sono arrivati, com'è. Sono un po' assillante, però loro sanno la situazione, quindi già mi conoscono, già lo sanno. Ci pensiamo domani, vediamo di risolverla il prima possibile. Giorno. Giorno. Spaccamento di marroni, giornata parte 2, check. Il bro si sta rompendo le scarpe, il mini bro. Vabbè, anche appena sveglio, quindi... Io sono pronto, sono andato un attimo nel panificio, ho preso... Lì c'è la postazione, casco della moto di Emi, marsupio con documenti e cose varie, e il sacchettino con la focaccia da portare ai meccanici che se la meritano. Dietro c'è Pippotto. Andiamo in officina e vediamo un attimino se sanno un po' un punto della situazione e quant'altro. Crociate le dita per noi, ragazzi.
Non, questo video non sarà un video bellissimo perché siamo chiusi in casa a far niente. Il camper è là, non viaggiamo, non ci muoviamo, non... però anche questa è la nostra vita. Si spera che non succeda mai, ma succede anche questo. Poi due, una dopo l'altra così, perché pochi video fa avete visto il fatto del cambio, con l'aggravante che dopo 28 km si è rotto di nuovo. E ora, dopo tre, ho fatto... Allora, da quando si è rotto 5.000 km e si rompe la pompa così, girano un po' le scatole. Oltre al danno economico, anche il danno proprio psicologico, che quando non sei più abituato a fare questa vita, nonostante accoglienza dei miei suoceri, la casa è grande, nel senso ok, però non hai le tue cose, anche se più piccoli, ti muovi, fai quello che vuoi, è un casotto. Lì c'è Mortadella che nonostante si sta d'incanto, che c'è freschino, rompe le scatole col fiatone, come in camper, quindi è proprio lei che è monella, è una monella, eh? E vi faccio salutare anche Pippotto. Jessica è andata con sua mamma a fare un giro al mercato, amore, poi esci, ok? Appena torniamo, ci vediamo dopo, saluta, ciao ciao! Oggi facciamo i bikers, con la moto di Emiliano che già la conoscete, non è proprio il top, però meglio quello che niente. Eccola qua, vamos. Riuscite a intravedere quei pezzettini di ferro? Bene, quella è tutta la pompa che non esiste più, è tutta qua dentro nel serbatoio. Questa è la pompa che si è rotta, d'alta pressione. Qui dentro tutto il ferraccio che avete visto nel serbatoio l'ha generato lei, mandandolo tutto in circolo nel serbatoio, negli iniettori, ovunque. Qui abbiamo la nuova. È già arrivata, è questa qua, Delphi, originale, come mamma la vuole, e speriamo che tutto vada al meglio. C'è già anche il regolatore nuovo, quello che avevamo cambiato, si può dire, due giorni fa, che se si sapeva che era questo qua andato, cioè la pompa andata e non questo, si cambiava direttamente, magari non faceva tutto il danno che ha fatto. Vabbè, qua non si vede tanto perché c'è buio. Ho dovuto smontare il collettore di aspirazione perché la pompa è là sotto. Questo apparecchio giallo serve per bloccare la catena di distribuzione, perché la cinghia ci va, la catena fa andare la pompa dall'alta pressione. E qua, come avete visto prima, c'è il morto del serbatoio. Crociamo le dita. Gli iniettori li stanno già revisionando e siamo a cavallo. Allora, li lascio continuare a lavorare che non li rompo le scatole, se no non vanno più avanti. La pompa è arrivata, gli iniettori li stanno iniziando a revisionare e sta buttando tutti i componenti nell'ultrasuoni per lavarli, come rail, tutti tuberie, tutto quello che è da recuperare. Devono lavare il serbatoio, quindi oggi pomeriggio devo tornare, che li agevolo, che li porto io del gasolio nuovo per fare l'operazione che devono fare. E boh, ci vediamo più tardi. Questa è l'officina, super consigliata, gente top. Sono tornato a casa, abbiamo fatto pranzetto veloce. Lì c'è il nostro amico Pennuto, è arrabbiato che l'abbiamo bagnata Pippotto. Sta patendo il caldo anche lui. Sì. Ora torno in officina, che gli devo procurare il gasolio. Cioè procurare per portarli avanti e non far perdere tempo anche a loro, andare a prendere e fare, lo faccio io almeno. Semplifichiamo il più possibile le cose e speriamo che siano più a buon punto di quello che si sperava, nel senso stamattina vi ho già fatto vedere la pompa dell'alta pressione nuova, uno dei quattro iniettori era già fatto, si stavano mettendo dietro a fare gli altri, quindi mancavano questa mattina tre iniettori, dovevano pulire tutto, mettere quello che si può a bagno nell'ultrasuoni e quello che non si può lavarlo il più possibile, diciamo a mano, e poi rimontare il tutto. Sono contento che sono già, diciamo, a buon punto, che siamo in buone mani, come vi ho già detto. Dirò, ho fatto 200 km col carattrezzi per venire fin qua, perché so come lavorano, come sono, quindi ne valsa la pena. Sono stanchissimo, per poi fa caldo. Non si dorme dal caldo, non si dorme dall'ansia, da tutto, non è il tuo letto. Nervoso. Tutto l'insieme. Vogliamo tornare in nostra casetta. E boh, andiamo di nuovo dall'officina a sistemare anche questa cosa. Tornati alla base.
abbiamo cenato. Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Ciao Dina. Adesso ce la va a lavorare. Sempre a lavorare. Sempre a lavorare. Parte anche mio suocero tra un po'. Aggiornamento camper. Allora, oggi hanno montato la pompa nuova. Hanno revisionato i quattro iniettori. Li montano domani perché ci sono quegli o-ring, diciamo, di gomma che fanno tenuta. Uno faceva leggermente un po' di olio, quindi tu ora cambiami anche quelli se riesci a ordinarli da oggi o domani, almeno siamo tranquilli. E quindi gli iniettori sono revisionati, pronti ad essere installati. La pompa è già montata, hanno già tolto il blocco della catena di distribuzione e tutto, quindi è fissa lì. Devono rimontare il serbatoio, che anche quello è stato pulito, ma prima di rimontarlo ci mettono dentro un po' di gasolio, lo scuotono e gli fanno fare un ciclo con dei filtri magnetici. Metteranno dentro nella pompa un magnete che attira tutti i detriti in caso di. Metteranno un filtro di mandata con magnetico per in caso di impurità bypassarle. Rimontano i collettori d'aspirazione. Per una volta non rimonto o non rimontiamo, ma rimontano. E collettori d'aspirazione, tutti i vari sensori, rail, common rail, che è già stato tutto lavato agli ultrasuoni. E che Dio ce la mandi buona. Crociate dita per noi. E c'è la vostra amica Jessica, che ora ci fa il caffettino. Stamattina non li ho mica visti io. No. C'è il mini bro, che oggi si è dedicato alla pasticceria. Erano di più, però io e il nonno abbiamo già fatto. Non sono stato io. Qui c'è il nonno, che è il colpevole. Ciao. Non sono stato io. Il nonno se ne va a lavorare, peccato. Dove sono andato? Qual è quello con la Nutella? Cercalo di nuovo. Questo è con la Nutella. Ok. Oh. Buon lavoro. Oh. Buon lavoro. Gli fa il lavoro di notte in un hotel. Reception. Lo stesso hotel che lavora Amy. Lo stesso lavoro, l'hotel dove lavora Amy. Amy lavora nel ristorante, lui nell'hotel. Amy fa il cameriere e lui fa. Cos'è? Guardiano di notte fai tu, da un recepzionista. Portiere notturno, receptionist, concierge in francese, è sempre portiere notturno. Ok. Emiliano è un. Diventando un sommelier, non un cameriere, è diverso. E vabbè, per il momento fa il cameriere, sta studiando per diventare sommelier. Adesso puoi fare il corso. Allora. Cameriere, in realtà il ruolo è maître de rang. Eh sì. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Buenos días a todos. Otro día aquí. Qui c'è Pippotto, la c'è Berenice che l'hanno appena lavata per rinfrescarla un po', che stava facendo il caldo. Alla fine è come se vivessimo in camper, siamo in sta stanza, c'è la mansarda col letto lassù, cambia niente. Io vado dal meccanico, è il primo pomeriggio, sono le 2, aprono le 2. Potrebbe il signore mandarcela buona, perché già ieri avevano ieri sera quando sotto vi erano, già montato la pompa e quindi stavano facendo il rimontaggio di tutto. Probabile che stasera crociamo le dita, sia tutto ok. Ora vi lascio qualche foto della pompa nuova, della pompa vecchia che è smontata, e vi faccio vedere il danno, qual è stato e cosa ha provocato. Allora, siamo giunti già la sera, io sono stato in officina tutto il giorno, no, ma un po' di tempo. Ora usciamo un po', io, Jessica e Christian, con la moto di Amy e la macchinina di mia suocera. Andiamo a farci un giro a Spotorno a prenderci un gelato. Aggiornamento camper, sono andato lì oggi pomeriggio. Ha montato tutto, è partito, si è messo in moto, poi si è spento. Perché il regolatore di pressione che è sul flauto rompeva le scatole, nonostante l'hanno lavato l'ultrasuonia. Quindi l'hanno messo nuovo anche quello, girava che era un orologio. Sono andato a provarlo, ho tirato una terza, boom, è andato in recovery. Riesco a tornare indietro, attacchiamo al computer, errore del sensore di giri, quello che è sul volano, quello che si era spaccato l'altra volta con il volano, col problema. Meno male che c'è uno di scorta.
va sotto il meccanico, era mollo, per sicurezza è stato cambiato e messo quello che avevo io vecchio originale. Non dà problemi, ma al minimo gira male. Quale può essere il problema? Qualche iniettore che qualche residuo è rimasto e rompe le scatole, perché va, ma al minimo gira male. Quindi domani provano a fargli un accoppiamento forzato tra virgolette al computer, sperando che si risolva, se no bisogna ritirare giù gli iniettori e rifare tutti gli iniettori. Diciamo che loro erano pronti a questo, e anzi con l'impianto del FAI che ho montato io, o Delphi come si pronuncia, è molto difficile, mi ha detto che alla prima vada tutto perfetto quando succede un lavoro del genere. Mi ha detto ringrazia che è già partito e ha già fatto tanto di bene confronto ad altre volte. Quindi ora usciamo, stacchiamo un attimo la spina un'oretta, così sono Jessica, si impicca. Boh, direi che buonanotte a tutti, perché tanto fuori c'è buio e non si può far vedere niente, quindi ci vediamo domani mattina, che essendo venerdì loro l'avrebbero finito oggi, che era giovedì sera, me lo danno domani mattina e ci giro sabato e la domenica, così ci torniamo dentro a vivere, e lunedì mattina andiamo di nuovo in officina, tirano giù gli iniettori, li rifanno tutti, ma in giornata, senza farci dormire in mezzo alla strada o quant'altro, si dedicano tutto il giorno a noi per farlo. Cioè, non è che tutto il giorno a noi, però nel senso che rientrano altri due dipendenti che sono in ferie, quindi sono in pieno regime di forza e uno può dedicarsi solo a noi, ecco. Buonanotte a tutti, ci vediamo al prossimo episodio.